Chieti quali saranno le iniziative in programma per l'amministrazione comunale. Abbiamo tutta una serie di iniziative che vogliono in qualche modo ricalcare gli anni precedenti. Noi, il nostro obiettivo è quello di creare sempre nel periodo natalizio comunque una città accogliente e una città che vuole soprattutto presentare per esempio i suoi presepi, quindi il logo del nostro Natale Chieti, città dei presepi. Inizieremo comunque già a fine novembre con il Theater Winter Festival che andrà avanti fino al 6 gennaio 2018, dopodiché avremo una serie di manifestazioni abbastanza, diciamo, sicuramente di buona fattura, a iniziare pure dal Choco Festival 1, 2 e 3 dicembre lungo il corso Marruccino. Poi abbiamo il trekking urbano che faremo il 16 e 17 dicembre. Abbiamo altre manifestazioni, tantissime altre manifestazioni che riempiranno quel periodo, tutto il periodo di dicembre e i primi di gennaio, quasi tutti i giorni ci sarà un evento proprio per promuovere la nostra città. Insomma, tante occasioni per socializzare, stare insieme e vivere insieme lo spirito del Natale. Sicuramente sì, il Natale fa parte della nostra tradizione e noi dobbiamo avere una particolare attenzione alle tradizioni, anche perché se vogliamo che questa sia una città di arte e di cultura dobbiamo evidentemente andare avanti in questo senso. Grazie. Nel Theater Winter Festival, come si articola il programma di quest'anno? Dunque, la terza edizione innanzitutto ha una novità sulla location, i concerti serali si terranno all'Auditorium Ciampalani grazie anche alla collaborazione e alla sinergia con il Polo Museale di Chieti e la Sovrintendenza Regionale. Ci saranno artisti abruzzesi in massima parte, perché vogliamo sempre e comunque continuare a dare spazio ai nostri talenti con dei grandi nomi che sono oramai delle icone del jazz. Il primo concerto infatti vedrà in scena Maxionata, che è abruzzese appunto, e Dado Moroni, in un duo che racconterà e parlerà di Duke Ellington e di Stevie Wonder. Poi apre il secondo concerto Bosso Tucci Gurrisi, un trio straordinario di solisti e soprattutto di grandi interpreti, diciamo, del jazz contemporaneo. Abbiamo l'ultimo concerto di Cinedelica e Luca Santarello Quartet con Sara Dovelli. Insieme a questi concerti abbiamo una novità particolare e seguiremo per la prima volta nella nostra città una messa jazz nella chiesa di San Francesco Caracciolo, messa jazz dedicata appunto alla liturgia, ma scritta da un compositore vivente, Bob Chilcott, inglese, e che appunto, ripeto, per la prima volta verrà eseguita qui a Chieti. Nel contempo ci saranno altri 20 eventi nei locali serali, nei locali classici dove il jazz ha sempre casa, e che si completeranno entro il 6, questi eventi entro il 6 gennaio. E soprattutto vorrei ricordare anche, sempre grazie alla sinergia con il Polo Museale di Chieti, ci saranno dei laboratori dedicati ai bambini durante le feste di Natale. Sì, in questo periodo Chieti vivrà nel periodo invernale. Sì, cerchiamo anche appunto di mantenere questa tradizione, cioè del periodo natalizio. Abbiamo implementato quella che è la presenza nella città. Ci piace anche sottolineare questo particolare e soprattutto ci piace sottolineare che stiamo diversificando sempre nel nome del jazz, comunque quanto più possibile, l'esecuzione appunto della musica jazz.